Taunt or taut? Qual è la differenza? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e nel breve video di oggi ti spiegherò la differenza tra queste due parole. Taunt in inglese vuol dire deridere, è infatti un verbo che potrebbe essere un sinonimo di provoke. Un esempio di frase che vede questo verbo protagonista potrebbe essere: The home team taunted the visitors, quindi la squadra locale ha deriso la squadra avversaria. Taut invece è un aggettivo che vuol dire ben tirato, in altre parole un sinonimo di tightly stretched. E un esempio di frase con questo aggettivo potrebbe essere pull the cord taut and tie it down. Quindi tieni la corda ben tirata e legala giù. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con una nuova coppia di Confusing Words.